Amici di Ettisport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri, la pallanuoto vista da vicino. Ci occupiamo oggi di Bogliasco 1951, formazione che milita in Serie A2, Girone Nord. Per farlo è venuto a trovarci il DS del Club Ligure, Gianni Fossati. Bentornato, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, è sempre un piacere, grazie mille. Allora, iniziamo dall'ultima uscita ufficiale, una partita che non è mai una partita comune in quel di Bogliasco come sull'altra sponda. Con quali indicazioni avete archiviato il successo nel derby di ritorno contro il Camogli? Ma devo fare i complimenti ai ragazzi, li abbiamo affrontati nello spirito giusto, con la concentrazione giusta, pur avendo qualche defezione, perché mancava qualche giocatore nella rosa titolare. Purtroppo con queste ricadute di pandemie, fortunatamente in forma lieve, e quindi ci siamo presentati senza due giocatori titolari. Io ero abbastanza timoroso perché abbiamo dovuto giocare comunque in una piscina difficile, perché Camogli è sempre una piscina difficile, per di più chiusa col pallone per no e quindi non poter avere anche il supporto del nostro anche del e anche il pubblico loro, perché comunque un derby è sempre un derby e quando c'è una cornice di pubblico è sempre una meraviglia giocarlo. Però devo fare i complimenti all'allenatore in primis e ai ragazzi subito dopo, perché hanno impostato la partita nel modo giusto, l'abbiamo affrontata con la concentrazione giusta e direi che l'abbiamo portata a termine dal primo minuto all'ultimo come volevamo noi. E anzi, mi sento anche di fare un plauso alla coppia arbitrale che ha arbitrato una partita sicuramente non facile, come ripeto, dentro un pallone e sono stati molto bravi sia da una parte che dall'altra, perché nessuno dei due allenatori ha potuto recriminare, cosa che noi spesso facciamo e io sono famoso spesso per i miei cartellini rossi, ma questa volta devo fare complimenti agli arbitri. Il match si è deciso nei due quarti centrali. Che Sì. cos'è che ha consentito al Bogliasco di scavare il solco decisivo? Dov'è che ha fatto la differenza? Secondo me ha fatto la differenza soprattutto nella fase difensiva, nella concentrazione, nel chiudere ogni possibilità loro venivano spesso a fare il doppio centro e lì si è vista la mano dell'allenatore che l'aveva preparata bene, i ragazzi lo hanno seguita alla lettera e poi gol a gol cercando di non prendere, poi magari riuscire a farlo, siamo riusciti a portarlo in porto tranquillamente, direi. Chiudiamo la parentesi derby con una domanda di riflessione che rivolgo ad una memoria storica della pallanuoto bogliaschina e ligure. Che cosa andrebbe a recuperare il massimo campionato con il ritorno in A1 di due piazze storiche, quali sono appunto Bogliasco e Camogli? Ma io penso che recupererebbe tanto perché comunque sono, come hai detto tu, due piazze storiche che hanno vinto dei campionati, che hanno una cornice di pubblico non differente, che hanno un panorama esterno anche a livello di paesaggistico importante. E poi sono due squadre che la 1 l'hanno sempre giocata. Io sono convinto che un derby Bogliasco-Camogli, Marecco-Camogli, Bogliasco-Recco, insomma, alla pallanuoto italiana manca tanto, perché Camogli è una piazza importantissima, con un pubblico meraviglioso, Bogliasco altrettanto, è una piazza importante, penso che abbiamo uno dei migliori pubblici, mi permetto di dire, d'Italia. E quindi è uno spettacolo venire a giocare sia da una parte che dall'altra, ed è un peccato, e stiamo lavorando affinché questo avvenga. E fin qui il percorso compiuto è a dir poco lusinghiero, primo posto in classifica, un punto in più dell'Ade Acker che è però una partita da recuperare. Il duello al vertice sembra quello con i Felsini. Dove si potrebbe decidere questo sprint contro una formazione che no, non credo di esagerare, si può definire una corazzata, anche perché penso che in A2 faccio solo tre nomi, Guerrato, Manzi e Deserti, siano veramente fuori categoria. È vero, però anche noi abbiamo i nostri cannoni, abbiamo dei giocatori importanti come Guidaldi,
Brambilla, adesso fare dei nomi è sempre brutto, però il Boero, gente che comunque ha tanti campionati di A1 sulla schiena, Veprian, e quindi sicuramente adesso abbiamo due partite casalinghe, fra 3 settimane andremo a visitare la De Acker a Bologna. Sono contento perché è una prova. Ci misuriamo, vediamo, perché sino adesso tutte le partite, nessuna partita è facile, però insomma, bene o male, la supremazia tecnica ha prevalso un po' di più. Direi che è una partita dove ci misuriamo e dove siamo curiosi di misurarci. Purtroppo ci arriviamo con un solo punto perché abbiamo perso, pareggiato la partita Col Como. col Como. E lì forse me ne faccio anche un po' una colpa io, perché siamo andati a Como senza quattro giocatori colpiti da pandemia. Avremmo potuto chiedere il rinvio, ma non ci sembrava corretto, sportivo e bello, e siamo andati a giocare lo stesso. Avevamo la partita in pugno, l'abbiamo persa agli ultimi minuti, l'abbiamo persa, l'abbiamo pareggiata agli ultimi minuti, però è un'esperienza che i ragazzi è giusto che la facessero, è giusto secondo me approfittare delle norme quando proprio non puoi farne a meno. Io almeno mi reputo, e reputo che la mia società, è stata una direttiva anche della mia società, si è comportata sportivamente sino all'ultimo. Quindi abbiamo la partita di ritorno con la De Acker, però dobbiamo recuperare ancora la partita casalinga in casa con la De Acker sempre. E Certo. quindi insomma abbiamo la possibilità di misurarci adesso e poi rimisurarci nella prossima partita in casa a Bogliasco. Quindi comunque sono molto curioso di vedere la reazione della mia squadra contro una scorazzata, come hai detto te, come la De Acker, perché ci direbbe molto sul nostro futuro. Prima però di questo big match che arriverà tra qualche settimana si torna in acqua e da derby si passa al derby, potremmo dire. Sì. Arriva alla Vassallo la Raninantes Imperia, formazione che pur se neopromossa sta facendo un buon campionato. Che tipo di partita ci possiamo aspettare? È sicuramente una partita difficile, come dico sempre ai ragazzi, come soprattutto l'allenatore cerca di far capire ai ragazzi: per noi partite facili non ce n'è, basta sottovalutare una volta un avversario che ci troviamo in difficoltà per quattro tempi. L'Arinantes, l'Imperia, è una squadra molto ben preparata, ben organizzata, con buone individualità, e se non lo affronti con lo spirito giusto, con la fame giusta e con la voglia di impostare la partita su un binario e portarla per i quattro tempi, come hai fatto in tante partite già disputate quest'anno, può diventare difficile. Penso che i ragazzi non si facciano trovare impreparati, perché qualche volta è già successo di farci trovare impreparati, e sanno quanto vuol dire poi portare in porto la gara, e quindi sono fiducioso come lo sono del resto sempre. Sono fiducioso in un'ottima prestazione, perché comunque venendo da un derby come quello di Camogli vinto, oltre alla consapevolezza di essere stato bravo, hai anche una carica emotiva sicuramente positiva. Ecco. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. Dove si deciderà il match con l'Impera? Quali fattori saranno decisivi per portare i 3 punti a casa? Ma io penso che si deciderà. Ci vorranno sempre i quattro tempi, disputarli tutti come li abbiamo disputati, non esporsi a prendere dei gol, permettimi la parola, stupidi, non cercare di volerla chiudere subito nel primo o nel secondo tempo, perché le partite vanno amministrate e portate con la stessa concentrazione, la stessa determinazione, la stessa grinta dal primo minuto all'ultimo. Solo in questo modo riesci a portare la partita in un binario dove vuoi tu, perché noi, secondo me, abbiamo qualcosa in più dell'Imperia e dobbiamo dimostrarlo però in acqua. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Io ringrazio Gianni Fossati per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Grazie. Io ringrazio voi, grazie a tutti, e a presto, alla prossima. Grazie mille.